Ho visto la serie di Resident Evil su Netflix. Eh sì, è una cagata epica. Salve nerdaccioni, oggi voglio spiegarvi perché la serie di Resident Evil su Netflix è veramente una cagata. Da appassionato della saga e amante anche dei B-movie, dopo averla vista tutta posso dare il mio giudizio. In questo video analizzeremo solo la prima parte della prima puntata, in modo così da non poter dare spoiler a nessuno di voi. Quindi state tranquilli e potete vedere il video. Se vi piacciono questi contenuti e volete supportare il canale, mettete un like e iscrivetevi al canale con la campanellina attiva. Bando alle ciance e buona visione! La storia inizia 14 anni dopo l'apocalisse, provocata da un virus. E qui abbiamo Jade, che lotta per la sopravvivenza contro i famigerati zombie. Ah, Jade. Inizialmente ce la mostrano come una vera sopravvissuta, con giuste precauzioni, molto cauta e un vero spirito di sopravvivenza. Quindi direi che iniziamo bene. Invece no. Dopo 5 minuti si trasforma in una rincoglionita e rischia la vita per un graffietto, attirando così l'attenzione di una mandria di zombie. Dopo essere riuscita a mettersi in salvo, con una bella fiammata cafona, vediamo apparire un vermone gigante. E qui ho già visto il B-movie. Tremors, scelgo te! Il vermone in questione prima di tutto ruggisce e quindi già iniziamo bene. L'hai visto i vermoni ruggì? Però vabbè. Dopodiché, invece di mangiarsi la bella Jade, ci gioca sbattendola su una macchina. E da questo momento possiamo dire che le cose senza senso sono iniziate. Ovviamente non potevano farla morire subito. Madonna, quanto ci ho sperato che moriva subito! Dunque arrivano dei saccheggiatori che la salvano a colpi di fucilate. Che bella cafonata! Dopo questa scena veniamo catapultati nel passato, precisamente in Sudafrica, in una città chiamata Neuracon City, gestita solamente dalla Umbrella Corporation. Qui Jade è una ragazza di 14 anni, insieme a sua sorella e suo padre. E in questo momento mi viene voglia di spegnere e bruciare la televisione. Praticamente tutti i discorsi demenziali alla Teen Wolf, con capricci fatti male e recitati pure peggio. Io capisco che sono ragazzine giovani, ma non devono essere pure deficienti. In questo lasso temporale vedremo come il virus T ha distrutto il mondo. Tranquilli, ci vorrà solo tutta la stagione. Ebbene sì, la stagione è praticamente divisa da due serie. E a me già mi viene da ridere, perché se uno non riesce a fare decentemente una, perché impelacarsi con due storie? Purtroppo la serie è composta da buchi di trama giganti, decisioni prese dai personaggi che non hanno il minimo senso, ma proprio zero, una recitazione abbastanza mediocre e tante altre cose che vi faranno incazzare. Pensate che su Netflix solo il 52% delle persone è piaciuta. E su Rotten Tomato solo il 26% ha apprezzato sta cagata. Forse sono i fan di Sharknado? Perché di base stiamo lì, Non voglio andare oltre, perché già con questo potete capire di cosa stiamo parlando. E se lo volete vedere, di cosa andrete a vedere. Quindi nerdaccioni, se volevate vedere una serie ben fatta su Resident Evil, un gioco che amiamo tutti, non è questo il caso. Però se volete vedere una serie su un B-movie, in modalità trash e anche un po' comico, beh, lì sì potete vederlo. Vi informo che dura un totale di 8 ore, quindi potrete usare anche meglio il vostro tempo, Però ognuno ha i suoi gusti. Dall'Osteria dei Nerd è tutto. Che cagata epica!